Emiliano Fittipaldi dell'Espresso, l'onorevole Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri, Movimento 5 Stelle, è collegato con noi da Milano Stefano Zurlo, il giornale. Bentrovati tutti. Fittipaldi, abbiamo aggiornato la nostra playlist perché lei lo saprà, no? Solo canzoni italiane, adesso in radio e noi pure del resto Italia. Il suo organismo musicale. No? Ci tiene lei? Mi hanno detto che ci tiene moltissimo. Moltissimo. Io ho italiano, oppure non sento come canzoni. Come funziona Alessio? Un terzo della programmazione? Un terzo della programmazione giornaliera delle ladro, delle radio, dovrà essere di produzione di opera musicale italiana, di autori italiani, di artisti italiani, incise e prodotte in Italia e distribuite in maniera omogenea durante le 24 ore di programmazione. Ok. Zurlo, arriveremo all'autarchia linguistica, diciamo, no? Ma stiamo arrivando al chilometro zero qua, stiamo arrivando al chilometro zero, è una cosa che non ha alcun senso, ovviamente lo dico perché ne approfitto per dire che io ho conosciuto Mahmood, che come sappiamo è stato al centro di infinite polemiche perché faceva il cameriere in Via Larga e mi serviva il toast a mezzogiorno, mai avrei pensato che avrebbe vinto a Sanremo, ma insomma milanese più milanese di lui non ci può essere. Le polemiche che hanno avvolto il suo caso, che poi è all'origine di questa vicenda, mi sembrano francamente ridicole, cioè una cosa sbalorditiva. Tra l'altro lui è proprio milanese, siccome però c'ha il cognome Mahmood e un paio di citazioni arabe, allora si scatenano queste cose per me lunari e incomprensibili. Allora, sottosegretario Di Stefano, intanto ben trovato. Buongiorno. Facciamo così, la tengo fuori alla polemica sulle canzoni, poi se lei ci vuole dire... Sì, anche perché ho assistito a l'ultima mezz'ora oggettivamente tragicomica per un servizio televisivo pubblico. Cioè utilizzare un autodefinitosi filosofo che per mezz'ora senza contraddittorio definisce ben due volte il Presidente del Consiglio una marionetta, tra applausi forzati del pubblico e un racconto di un... personaggio, il Presidente del Consiglio, che sarebbe una nullità nelle mani di due vicepresidenti definiti come sostanzialmente due pazzi tra il fascismo e non so che cos'altro di peggio, credo che meriterebbe quantomeno di dire non parliamo con un filosofo, parliamo con un politico, lo mettiamo al tavolo e lo mettiamo insieme ad altri politici che fanno il contraddittorio. A me va benissimo quella descrizione, però deve fare dicendo che è un politico e non un filosofo. Allora, per la precisione, Canfor è uno storico. Mi dispiace Lui che lei definisce filosofo, storico e quant'altro. Mi dispiace che lei non ci segua tutti i giorni, perché questo mi dice che lei non ci segue tutti i giorni. Lavoro tanto. Perché noi tutti i giorni apriamo, no, certo, però diciamo... Ne approfitto per segnalarle che noi tutti i giorni apriamo con 10 minuti, 12 minuti, in cui intervistiamo un libero pensatore, che è un direttore di giornale, che è un filosofo, che è uno storico, e che ha la sua visione delle cose, racconta la sua visione delle cose, e talvolta sono cose che dicono mirabilie del Movimento 5 Stelle, talvolta dicono mirabilie della Lega, altre volte dicono cose brutte degli uni e degli altri. Si chiamano opinioni, noi le ospitiamo e poi facciamo il dibattito in cui invece voi ci spiegate le cose. Non è un'opinione. Ovviamente è una sua opinione, come io peraltro ho sottolineato anche nel corso dell'intervista. Andiamo in pubblicità e ripartiamo con il merito di quello che si fa o non si fa in Italia del governo. L'onorevole Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri, è collegato con noi Stefano Zurlo. Voglio ricordare di Zurlo: quattro colpi per Togliatti, Antonio Pallante e l'attentato che sconvolse l'Italia, edito da Baldini e Castoldi. Così Zurlo mi vuole più bene e mi difende dagli attacchi di Di Stefano. Lo faccio solo per questo, Zurlo. Grazie. Allora, ringrazio anche Togliatti. Chiedo un difensore anch'io. Allora, Salvini salvato dal voto online, perdonatemi l'allitterazione, i genitori di Renzi agli arresti domiciliari, il cortocircuito tra magistratura e politica, il taglio di Maria Grazia Gerina. Io non festeggerò mai l'arresto dei genitori di un mio avversario politico.
paradossi dell'intreccio tra politica e giustizia ai tempi del governo giallo-verde, nel giorno in cui la giunta per le immunità lo salva da un possibile processo per sequestro di persona, il leader della Lega se ne sta lontano dai palazzi in Sardegna, dove spera di fare il bis di voti domenica prossima tra pastori e scontenti. Io non posso parlare di sondaggi perché altrimenti mi arrestano anche per questo. E sono gli altri invece fuori dalla giunta per le immunità a scambiarsi insulti. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che ha scelto di salvare Salvini e deve fronteggiare le accuse di tradimento. Dall'altra il PD, che grida onestà ed è ricambiato dal senatore Giarrusso con il gesto delle manette. Sì, lo so, loro sono agli arresti domiciliari e noi governiamo, pazienza. Doppio dramma di due forze politiche in crisi d'identità. Una sotto la leadership di Di Maio è arrivata al governo, ma dopo 8 mesi di convivenza con Salvini continua a perdere consensi e parole d'ordine, costretta persino a far dividere gli iscritti sul destino giudiziario dell'alleato. Io ho fatto decidere quello che negli altri partiti si decideva in una stanza con accordi sotto banco. L'altra è finita all'opposizione, ma scivolata sotto al 20% a più di 2 anni dalle dimissioni di Renzi, non ha ancora trovato un altro leader. E nel giorno in cui, in nome della giustizia, potrebbe puntare il dito contro l'avversario, si ritrova invischiata nelle accuse di provvedimenti a orologeria che l'ex premier non riesce a trattenere di fronte all'arresto dei genitori, avvenuto nelle stesse ore in cui sulla piattaforma Rousseau i 5 Stelle si dividevano sull'autorizzazione a procedere contro Salvini. Credo che questo poi sia quello che possiamo contestare a Renzi, cioè che parla peggio di Berlusconi. Ma se Renzi è accusato di parlare come Berlusconi, Di Maio, che con Berlusconi fino a 8 mesi fa non voleva avere niente a che fare, si ritrova a chiedere ai suoi parlamentari di votare come Forza Italia, pur di salvare Salvini. Sottosegretario, adesso entriamo nel merito delle questioni, no? Però io prima le voglio chiedere, perché un po' penso di conoscerla, vedevo lei che guardava il servizio, quell'immagine di Giarrusso che mima le manette? Beh, perché credo che se tu ti trovi davanti alla giunta che sta lavorando nel merito del provvedimento, senatori del PD, che è bene specificare, non sono contestatori, cioè gente qualsiasi, sono senatori del PD, che contestano su una scelta che loro hanno fatto sempre di negare l'immunità, cioè di negare l'autorizzazione a procedere per reati come frode, truffa, addirittura per sono gli stessi a cui loro magari erano in Parlamento quando votarono per dire che la figlia di che Rubi Rubacuori fosse la figlia di Mubarak. Questa gente viene a dire a noi che per un caso che è un unicum nella storia, ovvero l'autorizzazione a procedere per gli atti di un ministro nel ruolo delle sue funzioni, quindi lei siamo non lo stati considera un errore? Siamo vergognosi, abbiamo cambiato direzione. Ma lei è proprio non lo un'altra... considera un errore il gesto? Io detto, sicuramente se lo poteva risparmiare, però è un gesto che identifico semplicemente nella frustrazione di vedere un paradosso come questo. Allora, chiedo... Ma gliel'abbiamo detto apertamente, okay, che ha sbagliato. Chiedo a Fittipaldi se il tema è la frustrazione del fatto che c'è il PD che a sua volta ne ha fatte tante, come sostanzialmente ci dice Di Stefano, o se è un altro tipo di frustrazione? La seconda che hai detto, no? Diceva uno più bravo di me. Il gesto di Giarrusso è un gesto estetico, etico, diciamo, nauseante. Sono contento che Di Stefano quantomeno dica che insomma, è stato inopportuno. Tante volte in passato, giustamente, legittimamente, senatori e deputati dei 5 Stelle hanno fatto cagnare molto più pesanti di quelle del PD, e mai mi ricordo un Di Battista su Speranza che lo inseguiva, ti ricorderai la scorsa legislatura, insomma è stato fatto di tutto in Parlamento, un gesto del genere io francamente non lo ricordo. La frustrazione è perché il Movimento 5 Stelle si è infilato, secondo me da solo, in un cul-de-sac sulla questione dell'autorizzazione a procedere a Salvini, che ha spaccato il Movimento, lo ha spaccato sia dal punto di vista dei vertici, sia alla base, come abbiamo visto nelle votazioni di lunedì scorso, il 60% ha votato... 41%, 59%, insomma, no? 60-40%, se vogliamo semplificare, quindi una spaccatura netta, e diciamo, il fatto di aver perso l'anima
perché al di là della questione, sì, noi immunità e autorizzazione, interesse nazionale, non ci crede nessuno, l'hanno salvato. Il fatto di aver perso l'anima può avere, secondo me avrà, delle ripercussioni pesanti. Vediamo in Sardegna domenica e poi vedremo le europee. Ovviamente c'è grande nervosismo. Ovviamente entriamo dentro diciamo tutti i temi, però credo che ci sia una novità proprio a partire dalla questione Diciotti. Dalla questione Diciotti. Mentre stavate parlando, l'ANSA ha battuto il Lancio che questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della Procura di Catania per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e per il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Ricorda giusto. Giustamente Di Stefano, attenzione a ciò che era accaduto già con Salvini, poi il Tribunale dei Ministri ha invece chiesto di poter processare questo Zucchero. E allora Zurlo, io però diciamo prima di... Potrebbe essere diverso qua perché qui però il comportamento dal punto di vista penale, senza sostituirsi a nessuno per carità, potrebbe essere letto come più generico e generale, quindi il Tribunale dei Ministri potrebbe condividere l'impostazione della Procura. No, ma sul primo passaggio stavamo commentando. Sì, sto solo dicendo quello che potrebbe succedere. Corrisponde a quello che è già accaduto. Adesso, rispetto a quello che accadrà, ha ragione Zurlo, è plausibile che le cose poi vadano diversamente, anche perché Di Maio, Toninelli e Conte hanno detto che è stata una decisione presa tutti insieme, sappiamo tutti che non esistono dei documenti, cioè che c'è stato un Consiglio dei Ministri o qualcosa in cui nero su bianco si sia presa questa decisione. Dovrebbe non valere il non poteva non sapere, diciamo. Sì, ecco, quindi bisognerebbe essere un po' però, più specifici. Diciamo, sarebbe questa cosa qui. Allora, Zurlo, la domanda che le faccio io però è, e poi andiamo un po' di più in casa 5 Stelle perché approfittiamo della presenza di Di Stefano. Però la domanda che le faccio io è come è successo che in un governo in cui il Movimento 5 Stelle aveva i voti che aveva, Salvini aveva i voti che aveva, e Salvini si ritrova con la bega della nave Diciotti, è indagato, eccetera, eccetera, e chi va sotto botta è il Movimento 5 Stelle. Cioè è un po' curioso tutto ciò, o no? Beh, ma Salvini è stato molto abile nell'imporre alcuni temi molto forti nel condurre questa azione molto più dei 5 Stelle che insieme paradossalmente di lotta e di governo occupando tutti gli spazi e compiendo alcune mosse in modo molto risoluto e molto forte che hanno colpito l'opinione pubblica. Cioè, secondo me se c'è un problema che hanno i 5 Stelle e non lo voglio dire come facile critica che arriva dal giornale, ecco, vorrei un po' togliere di mezzo le bandierine se possibile mentre fate vedere giustamente la copertina del libro e vi ringrazio. Il tema vero è che secondo me i 5 Stelle, questa questione dell'origine, della purezza, dell'onestà, dell'incompetenza per cui andavano bene tutti, compreso, ne approfitto qui della presenza di un rappresentante così importante del governo, compreso il senatore che doveva andare in barcavela e non aveva tempo di andare in Senato, che se lo raccontiamo a qualcuno che non conosce l'Italia si mette a ridere, e invece un mese fa abbiamo dovuto votare per le suppletive in Sardegna, e tutto quello che è successo fa capire questa grandissima difficoltà nel passare dalle piazze al palazzo, dall'opposizione al potere, e quando poi vai al potere ma non fai un salto di maturità o fai fatica a farlo perché sei un movimento, perché hai una tua anima, una tua storia, e questo travaglio inevitabilmente provoca colpi, contraccolpi, ricadute. Cosa voglio dire? Potrebbe essere, la leggiamo in positivo, una crisi di maturazione o è la fine, come dire, di un mito fondativo e quindi comincia la discesa, la decrescita infelice, ecco, così facciamo la parodia, no? Comincia la decrescita infelice oppure è una crisi di maturazione? Allora, io non voglio rispondere. Svolta, però perché ad un certo punto il movimento cambia, perché è inevitabile che quando poi si governa bisogna maturare. Beh, quando ci in si una sporca le mani, quando ci sono i casi di Ciotti, quando c'è la TAV e tutto qualcuno, il resto. Oppure è invece il segno di un declino. De Stefano, le do la parola, ma sento che c'è una segnalazione, vediamo di che si tratta. Sì, c'è una notizia che è diventata apertura in questo momento dei siti, l'abbiamo detto anche prima. Tiziano Renzi ha provato a dire la sua sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, si faceva riferimento anche nel servizio di Maria Grazia Gerina, accuse false, non augura a nessuno ciò che Lalla e io stiamo vivendo, la moglie, questo è per l'apertura di Affosti in questo momento, giudici contro Renzi evocando Berlusconi, durissima nota della NM, inammissibile parlare di giustizia, orologeria e ricordano il ventenno berlusconiano, evitare tuffi nel passato. Adesso arriviamo anche a Renzi, prego De Stefano. Posso aggiungere solo una notazione per lui, per Di Stefano, prego allora. Sì, voglio dire solo questo,
mi sembra che l'idea di Di Maio, se ho capito bene, di rafforzare, come dire, con una struttura politica il movimento, vada un po' in questa direzione, ma rischia di essere un po' ondivago quando poi c'è l'idea, appunto, rafforzo gli strumenti, mi doto in qualche modo, lo dico male, di una segreteria, la contaminazione con le liste civiche, cioè sono tutti passaggi politici forse necessari, accompagnati però da un, come dire, da un cammino molto tortuoso, ondivago, sui temi, appunto, vedi la TAV, sulla TAV scatta il richiamo della foresta e si dice si fa così e basta, che secondo me è un passo indietro su quel cammino di maturazione necessario. Prego, Di Stefano. No, intanto io credo che... al di là del racconto ci sia una capacità che ha sempre avuto il Movimento 5 Stelle di tenere i suoi valori al centro di tutte le scelte. Lei, Zullo, citava il senatore che ha dichiarato pubblicamente di non poter andare in Senato perché doveva andare a vela. Infatti l'abbiamo cacciato e sono fatte le elezioni in Sardegna. Però l'avevate anche fatto eleggere, non è che fosse spuntato nuovamente dalla luna. Quando l'abbiamo fatto eleggere, cioè, lui ovviamente non ci aveva manifestato questa sua intenzione. Spero che non abbia risposto da qualche barcavela quando l'avete eletto. Mentre poi per, credo, 20 anni abbiamo avuto tutti gli avvocati di Berlusconi, Ghedini in primis, al Senato col 98% di assenza e nessuno ne parlava mai. Noi l'abbiamo allontanato e abbiamo fatto la rielezione. Parlavamo tutti quindi, i giorni di no, cose. Intendo dire, sono rimasti là 20 anni, cioè l'elo politico nessuno li ha mai portati perché non c'era questa sensibilità valoriale ed etica nei partiti che l'hanno sostenuto. E senza poi, non è la stessa cosa saltare qualche però non riusciamo, Zullo. Però paragonare la barcavela con qualche assenza dal Senato è un po' forte. La differenza è che mentre noi, uno che voleva prendersi lo stipendio da senatore senza lavorare, l'abbiamo cacciato, Berlusconi ha fatto pagare lo stipendio del suo avvocato ai cittadini italiani. Questa è una semplificazione molto forte, che non risponde alla realtà. È un dato di fatto, detto ciò, senza il Movimento 5 Stelle al governo e quindi tutto ciò che ha portato come suoi valori, non avremmo ad esempio una legge anticorruzione fatta bene, non avremmo il reddito di cittadinanza, non avremmo le pensioni minime a 780 euro, non avremmo il dimezzamento dei parlamentari, non avremmo a breve il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Quindi io capisco che la semplificazione che fa Salvini gli porta consenso, cioè occuparsi soltanto di immigrazione. E io questo le volevo chiedere, perché secondo lei Salvini cresce così nei sondaggi? Lui è riuscito a trovare anche da sempre un onore del vero, anche quando era opposizione, quindi non è che l'ha trovato ora. Ha trovato l'argomento che, magari parlandone anche senza grande merito, perché poi in effetti l'immigrazione se ne occupa tanto anche la Farnesina, se ne occupa tantissimo il Ministero dei Trasporti in questi casi recenti, e il MIT, senza neanche tanto merito, però è un argomento che solletica facilmente la pancia degli italiani e quello cavalca. C'è anche da dire che probabilmente Salvini, diciamo, la Lega in generale ha un po' meno nemici di quanti ne abbia il Movimento 5 Stelle, perché Salvini è molto abile a prendere le battaglie che sembrano scontate, tipo la TAV, e dire che è fondamentale. Poco fa Zullo diceva il richiamo della foresta, no, il richiamo di un documento che parla chiaramente di 7 miliardi di deficit inutili se si fa la TAV. Lei sa bene che è contestato da moltissimi politici. Lei dice Salvini ha scelto un tema che è quello dell'immigrazione, che insomma certamente è un tema che ha un suo seguito. Io sentivo appunto Canfora prima che diceva non ho condiviso nulla, su una parte l'ho condiviso, quando dice che in tutta Europa questo tipo di movimenti di destra stanno crescendo. Quindi è un sentimento che stimola la pancia di questa parte di italiani. Quindi c'è questo elemento. Lei poi dice il Movimento 5 Stelle ha più nemici di quanti ce li abbia Salvini. Perché? Perché Salvini è più furbo, è ad oggi il partito più vecchio d'Italia. Quindi è ovvio che ha galleggiato in questo sistema per tanti e tanti anni. E il merito di Salvini è aver dato, diciamo, un nuovo odore al partito, no? Di cambio, di voglia di distruggere tutto e ricominciare. Ma la Lega è comunque nei territori, la Lega di 20 anni a questa parte, quindi ovviamente è radicata allora, nel sistema. Allora, Salvini ha ritenuto la questione 18 una vera e propria prova d'amore. Fatemi vedere ieri come ringraziava Di Maio, fatemi vedere. Viene in mente il bacio del Morales, no? Abbiamo storie diverse, culture diverse, provenienze diverse, però io ho trovato in Luigi Di Maio una persona seria, coerente e leale. E quindi dalle persone serie e leali mi aspetto la lealtà che dimostro io. Sì, no, diciamo, questo lo diceva prima, ieri sera però era veramente in vena di grandi ringraziamenti, era da Flores, l'abbiamo visto, no? Cadeva il tanto governo, è vero che viene la domanda successiva, adesso però...
Cioè, cosa darà in cambio? Insomma, dovrà dare delle cose al Movimento 5 Stelle. Eh no, in realtà lui vorrebbe l'autonomia, Salvini, che invece il Movimento 5 Stelle dice che non vuole dargli. La TAV vorrebbe fare, invece il Movimento 5 Stelle dice dovete passare sul mio cadavere. Io la sensazione che ho, poi mi auguro di sbagliare, lo dico da italiano ovviamente, è che diciamo, la forza propulsiva di questo governo sia già finita. Una volta fatto il reddito di cittadinanza, come si è potuto fare, cioè secondo me malissimo, e una volta fatto la quota 100, le due grandi diciamo, battaglie per cui Lega e Movimento 5 Stelle hanno stravinto le elezioni, più o meno sono state portate a termine. Le contrapposizioni tra i due partiti sono tante e tali, l'abbiamo vista nelle ultime settimane, e per cui l'unico collante fortissimo è la battuta di Salvini su Di Maio e anche quello che è successo su Rousseau due giorni fa, l'unico collante resta il potere. Restano le poltrone. L'idea che questo governo possa andare avanti... E fino a quando, allora? Ma io, fino diciamo, alle europee, poco ma sicuro. Io penso che se il Movimento 5 Stelle dovesse crollare con le percentuali che i sondaggi, poi vediamo, quelli in Abruzzo le hanno beccate, adesso vediamo in Sardegna che succede, sul 22, 21, 23% e la Lega al 34%, io credo che Salvini non farà lo stesso errore che ha fatto Matteo Renzi nel 2014, che prese il 41% e poi non andò alle elezioni e rimase... Cioè lei pensa che andrà all'incasso? Io penso che lui andrà all'incasso. Può fare una cosa, nel senso che la prossima finanziaria rischia di essere una finanziaria lacrime e sangue, rischia di essere una finanziaria devastante. Allora, chiunque se la debba intestare ha un problema. Allora, l'idea di Salvini, almeno da quello che sento, è quello di fare comunque la prossima finanziaria insieme al Movimento 5 Stelle, in modo tale da dividere quest'incubo che tutti noi... Quella responsabilità. Esatto, e poi di andare a votare subito dopo. Adesso ovviamente voglio sentire anche Zurlo e ovviamente Di Stefano, però intanto mi dice, siccome ieri ad un certo punto era venuto fuori insieme lista unica all'Europa, hanno smentito sia Salvini che Di Maio, quindi ciascuno con la sua lista, corretto? E noi andiamo anche in Europa come in Italia per cambiare le cose, quindi con i partiti che stanno là da 30 anni non si può certamente cambiare nulla, quindi faremo una lista con movimenti nuovi. Quello pure con la Lega al governo, però non c'era alternativa, mentre in Un'Europa abbiamo trovato dei movimenti gialli, che sono nuovi. Speriamo non con i gilet gialli. Io queste provocazioni... Non è una provocazione. Avete visto presentare una coalizione con i gilet gialli? Beh, siete andati a incontrare i peggiori di tutti, farci un partito insieme? Beh, insomma, avete iniziato a discutere logica un'espressione di un malcontento in Francia. Non hanno un leader in questo momento e tra i vari leader che hanno qualcuno è chiaramente un fuori di testa. Non vuol dire farci un quello. Ma lei mi fa parlare o decide di fare così tutta la puntata? Se lei vuole fare tutta la puntata io so fare altrettanto. Guardi, non ci vuole molto, non ci vuole molto. Facciamo un patto subito. Facciamo un patto. Se lei parla io la faccio parlare, se io non gli fa parlare. E il giornalista fa la domanda e si fa la risposta, però non parla e basta. Sì, ma le risposte non vanno date a caso. Precisa rispetto alla domanda, ce ne sono, è stato un errore incontrarlo o no? È stato un errore incontrare un golpista o no? Uno che propone... Lo stava uno che dicendo propone... però, facciamolo finire perché non sa che risponda. Facciamo che rispondo alla Panella che è qui per fare questo e sicuramente è più neutrale di quanto resta dimostrando di essere. Ci proviamo. Io credo che tutte le manifestazioni di dissenso, di anche frustrazione e rabbia come c'è in Francia, meritano di essere ascoltate. Detto ciò, Charles Schon sicuramente ha dimostrato di non essere una persona che sta a posto con la testa, ma nel momento in cui si manifesta la sensazione di voler creare un movimento politico in Francia sotto il cappello dei gilet gialli, noi crediamo che sia giusto dare a queste persone la possibilità di capire se c'è una strada politica. È chiaro che colpi di Stato, forze armate, non è tutto quello che c'è. Quello su cui la storia del Movimento 5 Stelle che è nato il giorno di San Francesco è totalmente l'opposto di questo. Siamo a posto, Fittivaldi, la prego, dica, si che guardi me. Sì? No, perché se no. Che Chalençon, no, una tragedia. Una che Chalençon fosse un fuori di testa, non c'era bisogno di Piazza Pulita che poi ha fatto uno scoop con le dichiarazioni rubate.
Chalençon è uno che ha messo la testa di un maiale su Facebook dicendo che i musulmani devono mangiare questo 3 mesi fa. Chalençon è uno che parla di un attacco militare a un presidente eletto, a Macron, prima ancora che Di Maio io credo e Di Battista lo incontrassero. Il Movimento 5 Stelle e Di Maio abbiano capito che devono fare, fatto sono una al governo, cosa sono lì al non governo, fare. Sono il vicepresidente del Consiglio, devono fare maggiore attenzione, se no i francesi per la prima volta ritirano l'ambasciatore, ci sono in Europa, sono allora, cose importanti. Guardate che i tormenti interni del Movimento 5 Stelle, che ne dica di Stefano, a me sembra che siano diversi. E ad un certo punto è venuto fuori, e qui veramente mi interessa che Di Stefano ci racconta come stanno le cose, è venuto fuori che la discussione più forte in questo momento all'interno del Movimento 5 Stelle è quella su Di Maio. Del resto si dice che anche Grillo sarebbe un po' in difficoltà in questo senso. Ieri sera c'era lo spettacolo, io vi ci porto, poi sentiamo sia Azzurro che Di Stefano sul punto. Di Maio, cioè Grillo che parla anche di Di Maio. Hanno raccontato un sacco di fesserie. La prima cosa, mai con i partiti. Dal Movimento 5 Stelle a noi con Salvini. Salviamo Salvini! Salviamo Salvini! Si parla di Salvini! È l'anima del Movimento che è stata uccisa. Lei lo vede come un suicidio politico. Il Movimento così andrà a sbattere. Grillo sprova? Assolutamente no. Grillo sta male, è schifato, è insonne. Lui non voleva Di Maio. Beppe Grillo si esibisce a Roma con il suo spettacolo Insonnia. Fuori al teatro Brancaccio, ex attivisti protestano per il voto su Matteo Salvini e il caso Diciotti. Si salva Salvini, ma il Movimento 5 Stelle si suicida politicamente. E chi è oggi il vero capo politico per gli attivisti? Chi è il vostro capo politico? Luigi Di Maio. Il vero leader dei 5 Stelle non è Matteo Salvini oggi, dopo il voto in giunta, dopo che l'avete salvato dal processo, come qualcuno dice? Io no. Abbiamo salvato Salvini. Noi abbiamo salvato il governo dal pericolo che l'Italia torni in mano a Berlusconi. Ma dove sta sto reato? Dove sta sto reato che ha fatto Salvini per cui deve essere processato? Senti però che un po' questo voto è incoerente rispetto alla storia del Movimento 5 Stelle, tradisce i valori. No, il Movimento 5 Stelle è per la democrazia diretta. Questo farà perdere voti i 5 Stelle? Ma già ne hanno persi parecchi. Perché si stanno berlusconizzando. No. Renzi ha fatto il bello e il buono, è stato lì, continua a stare lì, morirà lì. Noi non sfiduceremmo mai Luigi Di Maio, perché? Di Battista, figo, al posto di Di Maio, se li vede? Più figo che Di Battista. Per il piglio io Di Battista. Spero che Grillo faccia qualcosa in più, oltre a fare il comico. Non si deve defilare, perché questi da soli se li mangiano quegli altri, con l'esperienza che hanno. Casaleggio che ruolo ha? Gestisce la piattaforma, capo politico o no? Sai che cosa diceva Casaleggio padre? Se deroghi una regola... la cancelli. Bisogna vedere se la deroghi o se la aggiorni alla realtà. Marco Travaglio è un giornalista che non è ostile ai 5 Stelle, ha detto che vi state suicidando politicamente. Io lo stimo Marco Travaglio, questo del suicidio, boh. Grillo che cosa deve fare? Può sfiduciare Di Maio. Chi vede? Vorremmo che si ritornasse alle origini. Il blog delle stelle è diventata la casta. Voci diverse, Zurlo, io le chiedo, c'è un problema rispetto alla leadership nel movimento, c'è un problema invece rispetto all'identità del movimento, c'è un problema nel passaggio tra la lotta e il governo, qual è il problema maggiore in questo momento? Ce ne sono tanti. O c'è un problema che si chiama Salvini, che magari quello è il vero grande problema? No, ci sono tanti, c'è un problema di leadership che si lega all'identità, per quanto vedo io. Allora, queste manifestazioni di protesta che coinvolgono Grillo, che come sappiamo, anche se è un po' difficile decodificare Grillo, che poi ci lascia sempre, no? Facciamo un'interpretazione, Grillo è già oltre, perché la sua abilità è anche quella. Comunque, c'è un problema che evidentemente riguarda la storia del movimento, ne parlavamo prima, che apparentemente lo vedevamo in quel cartello che è comparso a un certo punto che elencava TAV, MUOS, TAP, cioè tutte l'ILVA, Taranto, dove a Taranto c'è stato, no, credo tutti i consiglieri comunali 5 Stelle hanno lasciato il movimento per protesta perché l'ILVA non è stata chiusa. Quando si comincia a governare inevitabilmente ci si stacca dalle origini, perché c'è un'evoluzione che secondo me nell'ordine delle cose, che è molto difficile governare, da questo punto di vista io credo, dico al sottosegretario, che la risposta che lui ci ha dato prima non è soddisfacente, perché lui ha parlato dell'abilità di Salvini
del fatto che la Lega è un partito storico, ma non ha parlato del fatto che i 5 Stelle sono alle prese con infinite contraddizioni e con, come dire, vanno a battere in testa rispetto a quella che era la loro parola d'ordine solo pochissimi anni fa, solo qualche mese fa, su infinite questioni. Di questo, secondo me, però, non bisogna scandalizzarsi. Il problema è governare questo processo, perché alla lunga quello che emerge, e lo dico, ripeto, senza voler essere critico a priori, quello che rischia di emergere è che mentre hai Salvini netto, risoluto, deciso, i 5 Stelle sembrano balbettare tante cose in tante direzioni contemporaneamente, per tenere insieme tutte le anime diverse, però si finisce alla fine per dire il contrario di quello che si è detto 5 minuti prima. Per cui bisogna prendere una linea precisa, che sia Di Maio, che sia Grillo, che sia Di Stefano, che sia Di Battista, hanno tutti il di davanti, ma va bene lo stesso. No, Grillo no. Grillo no, vabbè, ma Grillo è, come dire, è prima. E allora bisogna prendere una linea precisa e dire sì, va. Invece qui si dice ci modernizziamo, ma dobbiamo rimanere così. Votiamo il no all'autorizzazione, che secondo me è stato un passo in avanti molto interessante, però hanno trovato l'escamotage, perché era un escamotage, di delegarlo a chi, a, diciamo, alla ai militanti, con tutto quello che è successo con la piattaforma. Sulla TAP abbiamo discusso all'infinito, sulla TAV assistiamo, secondo me, io adesso lo dico, però insomma, affidarsi alla foglia di fico di un documento che avrà tutta la rispettabilità, alla fine anche sulla TAP, parliamoci chiaro, cioè, non è che vai lì col compitino. Sarebbe i costi benefici? Ma fatto sì, da, ma voglio fatto dire, un organo indipendente tecnico del MIT, cioè se quella è una foglia sì, di fico. Ma sì, va bene, ma io voglio dire, anche sulla TAP bisogna avere il coraggio di dire che si fa una scelta politica, come tutte le cose, alla fine scelta politica di non buttare 7 miliardi, è proprio, perfetto, politica. Vabbè, no. Ma non è così, però dice Zurlo, qualunque sia, prendete prenderti la responsabilità in prima persona. Zurlo, io questo condivido parte di quello che hai detto, ma questo proprio no, cioè la politica, anche se si è detto sì o no, poi noi la fortuna è che su questo è anche l'analisi tecnica dice quello che ne diciamo da 20 anni, sì. Però se ti rendi conto, come sul TAP, che quello che hai detto è smentito dai fatti, cioè l'analisi ti dice che c'è un guadagno per il paese, è chiaro che lo fai. Se la comunque, TAP, l'analisi ci conferma quello che noi abbiamo sempre detto, che vai a buttare soldi, è ovvio che ci conferma la nostra secondo posizione. Me non è anzi, se secondo non è me la politica esatto. Può dire me ne posso frego perché scusa. L'ho detto sì, e quindi lo faccio. Diciamo un esempio rapidissimo, scusa, che quando poi alla fine la spunta lui, perché magari è giusto che si vada in quella direzione. Non voglio farlo troppo lunga, scusi, solo una cosa, voglio ricordare il dibattito che abbiamo fatto anche in questa trasmissione infiniti quando ci fu l'Expo, che si diceva che anche lì c'erano analisi e controanalisi, sì. E poi c'era il rischio di corruzione, semplice, e Milano e non Milano, adesso non c'è più uno che dica una parola contro l'Expo, perché è stato il volano che ha fatto del colore Milano. Va bene, no, scusatemi, però io voglio fare un passo avanti. Mi pare che ai 5 Stelle manchi sì, una scelta una di linea politica la chiara. Sua posizione. Una cosa, se usciamo un po' dall'inquadratura, ci sono 6 contestatori da Grillo, cioè non è che c'era questa manifestazione di piazza. No, però noi, come ha sentito, tra l'altro c'erano anche quelli che invece dicevano è la votazione giusta, quindi diciamo c'erano quelle persone e quelle abbiamo raccontato. Il tema è che anche Grillo dentro ha detto delle cose della Lega, ha detto delle cose di Di Maio, cioè adesso non è che possiamo fare finta che non sia. C'è un problema, ha contestato il quesito così come era stato il fatto che posto. Grillo abbia addirittura contestato Urso e l'associazione di Urso, e quindi Casaleggio è abbastanza stesso, beh, ha detto che è una battuta, però insomma io l'ho visto in Twitter. No, vabbè, ha detto che mi sembra un quesito da comma 22, sembra un quesito da comma 22, ma un quesito da comma 22 sta prendendo in giro quel sì per sì, la procusa, insomma l'ha scritto, sì. Non è che noi ci inventiamo tutto. Non ce lo siamo inventati. No. Di Maio ha un problema? No, io ero all'assemblea Sereni. Congiunta che abbiamo fatto lunedì con tutti, cioè, ed era gremitissima, c'erano tutti i senatori e deputati, tutti sono partiti dall'accettazione del fatto che quello che si è fatto era il meglio che si potesse fare con l'attuale struttura che abbiamo, perché poi Di Maio a volte ci dimentichiamo che sostanzialmente spesso e volentieri è solo contro i titani, e quindi c'era la necessità di andare modificare nella direzione che lui ha detto, che sarà però molto attenta e lenta per certi aspetti, perché noi non possiamo mai commettere l'errore di ingannare i cittadini a ogni elezione amministrativa creando 8 liste a sostegno il giorno prima delle elezioni. Noi se apriremo ad altre liste lo faremo con delle associazioni che esistono già sul territorio da tempo e che quindi sono credibili e riconoscibili sono. Soprattutto. Allora mi fate sentire Di Maio, perché ieri ha usato un'espressione napoletana a me molto cara e arrivo da Alessio che ha detto mi stanno tirando i piedi, fatemelo sentire. Si usa anche da noi in realtà. Ah, si usa? Come si dice da a quando Napoli? È uscita mi fuori? Tirando per i piedi, che da vuol quando? Dire quando si spera sempre che il movimento possa morire
per poter finalmente tornare a quelli di prima. Da io quando, non gliela do vinta a quelli di prima, quando, quelli che abbiamo mandato all'opposizione il 4 marzo grazie al voto degli quando... italiani. Allora, io non so se gli stanno tirando i piedi, intanto Alessio... Dalle mie parti non si dice, vabbè. Vabbè Alessio, tu sei del nord, intendevo, Noi ti vogliamo bene lo stesso, ma sempre del nord sei. E c'è un sindaco sì? della mia regione, della Toscana, del Movimento 5 Stelle, che ha fatto una conferenza stampa... molto attesa, tra l'altro, perché era stato intervistato nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano. Che ci fosse nell'aria di Maretta, e invece no, Nogarin si candida alle europee, non sto scappando dai processi, rinuncerò a immunità e rinuncia di conseguenza al secondo mandato da sindaco di Livorno. Rinuncerò all'immunità, l'abbiamo già sentito, diceva pure Salvini prima maniera, poi ha detto mi voglio far processare, mi voglio tutti far processare, non magari i nostri, dopo. I nostri l'hanno sempre magari fatto finora. I nostri l'hanno sempre fatto. Non crede che Nogarin... Nogarin stesso l'ha già fatto, però vorrei tornare un secondo, veramente abbiamo due minuti, vi prego, vorrei fare un punto su questo. Torniamo a Di Maio, mi tirano per i piedi, è tutto a posto, va tutto bene, il movimento ogni volta viene dato per spacciato, però c'è un punto, sulla piattaforma Russo, io voglio seguire il suo di ragionamento, 10 milioni di elettori, più o meno, 50.000 persone, che poi 53.000, giusto? Che votano sulla 52.000, che votano sulla piattaforma. Voi dite sono molte di più di quelle che si possono riunire in una segreta stanza. Ma seguendo questo ragionamento, di quei 52.000, il 41% dice no. Allora io le chiedo... Democrazia. No, per carità, però il tema qual è? Che forse insomma una valutazione va fatta su questo. Ma certo, cioè, era un argomento divisivo. È un argomento estremamente divisivo che si infila su altri argomenti. Prima Azzurro faceva l'elenco e che soprattutto si confronterà con un dato che è il dato economico. Ci abbiamo un cartello sugli ultimi dati Istat, quelli di ieri? Cioè la perdita della produzione industriali relativi a dicembre 2018, meno 7,3%, gli ordinativi, che è un altro dato molto importante perché ci proietta nel futuro, 5,3% in meno, sempre a dicembre 2018 rispetto a un anno. Dicembre 2018 vuol dire pre-manovra addirittura, quindi non sono proprio legabili al alla nostra manovra economica neanche lontanamente. Il problema è che tu lì dovevi comprare i macchinari, dovevi prepararti per il futuro e questi non si sono preparati, quindi diciamo ciò che prevedi per dopo non è un granché, no? E allora il tema è proprio questo, cioè io dico non è che mentre siamo distratti e ragioniamo per carità di cose importanti poi perdiamo di vista la vera sfida che è la vera sfida cioè che il dato economico sfida del dato economico è che tutta l'Europa è in un calo devastante e addirittura la Germania che non c'è mai andata potrebbe essere in recessione tecnica al secondo trimestre di quest'anno, vuol dire che la congiuntura è pazzesca e la responsabilità della politica che ci prendiamo è di invertire questo trend, ma questi dati sono pre-manovra addirittura. Noi crediamo, ma si può fare, noi crediamo, e lì cioè, c'è, con le vostre cose, noi crediamo, con le cose e lì ci sta la presa in giro di Maio quando dice sarà un 2019 del boom economico. Noi crediamo che con queste manovre possa esserlo, per quello ci prendiamo questa responsabilità. Sì, ma l'ufficio di bilancio del Parlamento cosa ha detto? Che quelle manovre che voi avete pensato possono incidere sul paese per Alessio? Intanto il reddito sia, 0,2, sia ufficio parlamentare di bilancio che Istat dicono reddito di cittadinanza 0,3% l'impatto sulla crescita. Crescita quota 100 0,1 al cioè, massimo. Cioè questo è quello che è certificato che sono, da voi, che diciamo, sono, che no? sono comunque in positivo, quindi dire sono manovre buone. Poi a questo no, aggiungi capito, il resto. Ho capito, però l'impatto, diciamo, considerato la legge, anche solo ciò che ci gira intorno. Banalmente, è la legge contro... Ma la politica va vista nell'insieme delle riforme che fa. La legge contro la corruzione aggredisce una fascia dove si fatta stimano malissimo. 100, dove si stimano 100 miliardi all'anno di corruzione. Vuol dire che lì c'è un'altra fatta sacca. Fatta malissimo quella legge. Allora, battuta a Pitti Paldi, battuta a Zullo, perché devo andare in pubblicità. Fermo Zullo, c'è prima Pitti Paldi e poi arrivo da Zullo. Battuta su questi dati. Lo vediamo fra una via azzurra. Quanto alla fine il problema vero del governo è la realtà. Noi abbiamo il DEF da fare a aprile, perché c'è il DEF tra due mesi, cioè addirittura prima delle europee. I dati, ovviamente, il punto chiave del DEF e poi della manovra successiva, come dicevamo prima, è che noi abbiamo delle clausole di salvaguardia sull'IVA mostruose che dobbiamo in qualche modo già dalla prossima finanziaria cercare di trovare una cosa come 30, 40, qualcuno dice 50 miliardi di euro, qualcuno dice aumenteranno le tasse oppure dovremo tagliare i servizi, la sanità, la scuola. Io non vorrei con lo spread a 2,80, adesso non so quant'è, che noi alla fine di quest'anno ci ritroviamo in una situazione simile alla fine del 2011.
E su questo è chiaro che bisogna che il governo governi e proponga delle soluzioni che non possono essere soltanto sperare che il reddito di cittadinanza funzioni e tutto vedere se funzioni con la crescita di 0,2 e che quota 100 non faccia troppi disastri e non sia addirittura recessiva. E noi dobbiamo fare, dovete voi fare, che sia il governo, degli interventi, ma non, parliamo d'altro, pensiamo d'altro, siamo in campagna elettorale permanente, è un paese semifallito che va governato, se no noi andiamo a sbattere, quindi la nostra preoccupazione è no, dovete farlo meglio. Telegrammi perché devo andare in pubblicità, sono già fuori tempo massimo. Ricordo, a proposito di corruzione e prescrizione, citata prima come grande vanto dal sottosegretario, che la riforma della prescrizione, secondo me, sarà un disastro, è legata a un'epocale riforma dei procedimenti giudiziari da varare entro un anno, sono già passati 2 mesi, non abbiamo traccia di nessuna riforma di nessun tipo, e la giustizia italiana è sempre quella di prima. Zurlo, dopo 30 anni che chiediamo legge contro la corruzione, 2 mesi sono un problema. No, però ora la prescrizione va in vigore, questo è il problema, ed è una prescrizione che e poi scusa, e ho finito. La storia ci ha sempre dimostrato di aver rispettato i patti che abbiamo fatto. Va bene, vedremo, se sarete al governo vedremo. E per chiudere voglio solo dire che, a mio parere, ma lo dicono autorevoli economisti ben più di me, questo tipo di riforme che sono state fatte, quota 100 e reddito di cittadinanza, danno una chiave assistenziale allo Stato e non danno quella spinta agli investimenti a far ripartire l'economia di cui abbiamo disperatamente bisogno. Avevamo parlato di riduzione delle tasse, di flat tax e quant'altro. Alessio, che succede? Ho visto l'espressione di Orsinger che mi dice che c'è una notizia di rilievo. Beppe Grillo, lasciando il Tribunale di Roma, è stato ascoltato in veste di testimone└└└└============================== nel processo a carico dell'ex consigliere regionale Fabia, imputato////==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 
Stato, che sono l'ambiente, giusto, l'ecologia, la mobilità e come questa si evolverà tra 10 anni. Giusto? Le 5 stelle. I dissidenti, quelli che non voteranno allineati sulla 18 in Parlamento? Noi abbiamo un comitato che valuta queste cose, i probiviri, e quindi sceglieranno loro. Intanto vediamo se non votano. Secondo lei devono essere espulsi? Ripeto, abbiamo un comitato che valuta queste cose. Ma io ho chiesto la sua di valutare. No, io credo che se tu hai accettato il voto che ti ha messo al Senato sulla piattaforma Rousseau, poi com'è che magicamente invece non lo riconosci quando si tratta del voto sulla 18, è un mistero. Quindi forse un minimo di incoerenza ce l'hanno loro, che finché li abbiamo eletti con quella piattaforma erano favorevoli. Dopodiché non vale più niente la piattaforma. C'è un problema forse di comprensione della realtà in questo caso. Andiamo in pubblicità, grazie ai ospiti per essere stati con noi. Zullo rimane, noi ci vediamo tra pochissimo.